Buongiorno e buon mercoledì 28 ottobre 2020, quasi alle ore 7:45 minuti primi di questa nuova giornata qui a Trani, un po' uggiosa, nuvolosa. Bene, seppur anche attraverso l'opinione di Johnny, andiamo ad analizzare la puntata di Raw, dove innanzitutto abbiamo avuto i primi match di qualificazione per il classico 5 contro 5 tradizionale di Survivor Series, prossimo evento speciale pay-per-view della federazione. AJ Styles ha battuto Jeff Hardy, poi chitarra schiantata sulla schiena di Jeff Hardy da parte di Elias. Poi abbiamo avuto un match per il titolo 24/7, Drew Gulak e Akira Tozawa contro Lince Dorado e altro suo compagno di avventure. Kate Lee poi se l'è vista contro Elias, beh, l'esito ovviamente era scontato. E poi si è rivendicato Jeff Hardy schiantando anche lui una chitarra dietro la schiena di Keith Lee. Poi interessante 4 contro 4 tra l'Art Business e la Retribution, vinto dall'Art Business. Anche se a detta di Mustafa Ali, ma sia io che Johnny non siamo d'accordo, Mustafa Ali dice: no, noi abbiamo vinto. Vabbè, cose loro. Poi Drew McIntyre contro The Miz, grossi grattacapi per Drew McIntyre che nonostante tutto riesce a battere The Miz, che ricordiamo è il nuovo Mr. Money in the Bank. Poi c'è stato un Fatal 4-Way tra Peyton Royce, Nikki Cross, Lana e poi vi era anche un altro atleta che ora non ricordo, vinto da Lana, che incredibilmente, non sappiamo come, magari con la manna scesa dal cielo sta ricevendo un push, ma vedremo alla fine dove andrà a parare tutta questa storia. Poi anche interessante, se non protagonista, match se a me che Johnny ci è piaciuto, Sheamus contro Matt Riddle, davvero molto intrigante questa sfida vinta dopo appunto una faticosissima contesa da parte del Celtic Warrior Sheamus. E poi beh, il pezzo grosso, ovvero praticamente The Fiend che compare mentre si stava svolgendo il match tra mentre si stava svolgendo il main event, e davvero insomma sembra che ormai la sfida sia lanciata per Randy Orton, ovviamente non per Survivor Series, ma per il prossimo pay per view, che ora sia io che già non ci ricordiamo bene se è TLC. Comunque andiamo ad analizzare già quella che è parzialmente la card. Allora, 5 contro 5 uomini tradizionale elimination match. Abbiamo quindi però AJ Styles, Keith Lee e Sheamus. Qui siamo entrambi d'accordo, io e Johnny. Ovviamente a SmackDown scopriremo due o lo stesso, altri tre sfidanti. Anche se ricordiamo è 5 contro 5, 5 contro 5 femminile tradizionale elimination match, Team Raw, Lana che si è conquistata vincendo il Fatal 4-Way l'ultimo posto nella squadra,
Nia Jax, Shayna Baszler, Mandy Rose e Dana Brooke. Solo che qui diciamo che Nia Jax e Shayna Baszler, sì, è vero, possono giocare un ruolo anche controverso, soprattutto per quanto riguarda Lana, perché se io appunto che Johnny ci chiediamo, ma come mai continuiamo a vedere settimana dopo settimana Nia Jax che scaglia sul tavolo dei commentatori Lana, boo. Poi champion contro champion, Bobby Lashley campione di Raw degli Stati Uniti contro Sami Zayn campione di SmackDown Intercontinentale, campioni contro campioni di coppia New Day, Kofi e Xavier Woods, campioni di Raw contro gli Street Profits, Angelo Dawkins e Montez Ford campioni di coppia di SmackDown. Campionessa contro campionessa, Asuka, campionessa di Raw contro Sasha Banks, campionessa di SmackDown. E questa, secondo me, sarà una intrigante sfida, anche se non dimentichiamoci che durante il pay-per-view Hell in a Cell e anche nel poster di Survivor Series c'è una piccola sfumatura gialla, quindi questo forse ci fa capire come probabilmente ci sia NXT anche come roster protagonista, ma saremo a vedere anche se NXT nella puntata tra oggi e domani metterà in scena una puntata speciale dal titolo Halloween Havoc, classico pay-per-view della WCW, e terminiamo la card, quindi che al momento vede 6 sfide che insomma sono belle piene. Massimi campioni maschili, Randy Orton campione di Raw contro Roman Reigns campione di SmackDown Universal con l'assistenza di Paul Heyman. È ovvio però che come vi ho detto ci sono già i primi segnali di una possibile contesa tra The Fiend e Randy Orton, ovviamente però non crediamo che avvenga a Survivor Series, ma in un pay-per-view, o chissà se lo propongono in una puntata settimanale di Raw. Quindi vi rimando i saluti di Johnny, ora vi saluto anch'io. Noi ci vediamo alle prossime occasioni. Mi raccomando, sempre in gamba. E più tardi arriverà l'appuntamento Champions League. Io e il mio omonimo Nicolino. Ciao!